dentro, ormai questa sala comincia a diventare stretta per le nostre iniziative. Sono veramente, veramente contenta di vedervi tanti, numerosi, ma soprattutto di vedere qui Dante Canarella, che è un amico, ma soprattutto un maestro per tutti noi che studiamo il Carso e anche per chi è appassionato del Carso e della preistoria del Carso. Perché Dante, oltre ad essere stato un grandissimo ricercatore, è stato anche un grandissimo divulgatore e i suoi libri ancora oggi sono piacevolissimi, interessantissimi, sempre pieni di spunti per chi li trova, perché sono introvabili in realtà per chi li cerca, perché come ti dicevo Dante ha nelle librerie anche quelle dei libri usati, come arrivano così li vendono e sono veramente difficili da trovare. E io che vorrei avere le mie copie, perché io uso le copie del museo, ma a un certo punto dico basta, voglio avere le copie mie, che oggi non ho portato qua perché gli avrei potuto far fare la firma, che miseria. E non li trovo, ecco, non li trovo perché vanno ancora, mi hanno detto proprio i librai che vanno a ruba, per cui veramente Dante complimenti. E oggi quindi siamo qui per parlare di preistoria, così questo excursus, la storia della preistoria da noi del Carso fatta da Dante e intervistato, accompagnato da Paolo Paronuzzi. Paolo Paronuzzi che è professore di geologia applicata all'Università di Udine, ma soprattutto in questa veste presidente della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha organizzato questo evento, come tutti gli eventi che hanno il titolo Preistoria 2023. Trovate anche il calendario sul sito del Museo di Storia Naturale. Sono 8 eventi, oggi è il secondo, quindi ogni secondo mercoledì di ogni mese, escluso luglio e agosto, c'è la conferenza qui in museo e questo secondo incontro, quindi c'è questa chiacchierata, questa intervista con Dante Canarella. Io passerei subito la parola a Paolo, quindi volevo solo ricordarvi il prossimo appuntamento, quest'anno il museo è pieno di appuntamenti, di impegni, il prossimo appuntamento di Passeggiando si impara, queste conferenze in natura che quest'anno il museo ha deciso di fare perché siamo sempre talmente numerosi che non staremo neanche noi qua dentro, quindi facciamo conferenze passeggiando. La prossima conferenza si terrà sabato 15, in compagnia di Sergio Dolce, già direttore del Museo di Storia Naturale, che è qui in prima fila, e parlerà di inquinamento delle grotte, e quindi una questione così veramente di attualità e molto interessante. L'appuntamento è sempre alle 14.45, questa volta a Trevigiano, quindi una passeggiata di circa 3 ore al pomeriggio. E quindi niente, io passo la parola al professor Paronuzzi e a Dante Canarella e vi auguro buon ascolto. Grazie. Grazie Deborah. Innanzitutto permettetemi di dire che ho il cuore pieno di gioia nel vedere una sala così piena per accogliere Dante Canarella, a dimostrazione di quanto lui ha seminato, di quanto lui ha lasciato e di quanto è ancora presente a Trieste. E mi fa molto piacere anche perché all'incirca per una ventina d'anni, per quel che riguarda il mondo dell'archeologia locale, Dante si era un po' ritirato nelle sue riflessioni, probabilmente si era appassionato e aveva proseguito le sue ricerche su altre cose, tipo le leggende carsiche, sì. I miti, il folklore, sì. Credo. Sì, e la montagna. E la montagna. Ecco, io una delle cose che mi ero riproposto, e oggi questo mio sogno si è coronato, era proprio di riportare Dante in mezzo alla società che lui aveva visto nascere, ormai tanti anni fa, di cui lui è la storia fondamentalmente, che lui ha condotto e di cui è stata l'ossatura per un periodo piuttosto lungo. Quindi riuscire a sentire da lui queste sue riflessioni e anche provare a discuterle assieme, perché tutto sommato quello che noi cercheremo di fare oggi è di sentire quelle che erano le sue idee di 40-50 anni fa e magari di vedere se qualcosa o qualche riflessione nuova, qualche dubbio nuovo gli è giunto. Nel fare questo ripercorreremo, solo questo vorrei dirvi prima appunto di lasciare la parola a Dante e casomai ogni tanto cercare qualche spunto per qualche dibattito, perché in questi ultimi 30 anni, 40 anni, 30 anni, l'archeologia ha fatto dei passi da gigante,
È chiaro che l'archeologia del 2020 non è più l'archeologia del 1960-70. Oggi abbiamo tante altre conoscenze, però senza quelle ricerche, senza quegli studi, senza quelle prime indagini stratigrafiche, oggi non avremmo materiali sui quali ragionare, discutere e parlare. Quindi noi dobbiamo essere riconoscenti a Dante e a tutta quella generazione di appassionati, di ricercatori che dagli anni 50 fino agli anni 70-80 hanno esplorato diverse cavità del Carso Triestino. Oggi noi cercheremo di concentrarci in questa oretta che ruberemo a Dante e alla sua famiglia di un periodo di 4.000 anni. Non sarà una cosa semplicissima, perché è la nostra intenzione di cercare di parlare del Neolitico e dell'Eneolitico. Sì. Oggi sappiamo, quella volta non era così, non era un dato così acquisito, che da noi, da queste parti, questo intervallo di tempo dall'inizio del Neolitico fino alla fine dell'Eneolitico abbraccia un periodo decisivo, molto importante, di 4.000 anni. Quindi abbiamo 4 millenni. Cercheremo di parlare di questi 4 millenni, delle idee che si avevano negli anni 60-70 e dei dubbi che casomai sono venuti fuori. Partiamo col Neolitico, con le tue prime ricerche e le tue prime idee. Voglio soltanto fare questa, volevo soltanto darvi questa notizia, ecco. La prima conferenza che ho fatto nella mia inizio carriera di scavatore è stata al Museo di Storia Naturale di Trieste ed è stata il 22 di febbraio del 1957. Proprio Storia Naturale. E su cosa ho parlato? Sul Neolitico. Perché il Neolitico è stato il periodo che mi aveva interessato. C'era, era venuto fuori il Paleolitico superiore, cioè il Paleolitico medio, ed era visibile al Museo di Storia Naturale e al Museo di Storia dell'Arte. Io frequentavo molto il Museo di Storia dell'Arte e già quella volta mi ero messo l'idea che quelle ceramiche in mostra emesse come neolitiche in realtà per gran parte erano eneolitiche, molto più tarde. Era come se fosse un materiale più barbarico, più rozzo, qualcosa che mi dava l'idea di qualcosa di più vecchio, di più recente. Però sapete, ho fatto anche un'altra osservazione. C'è stato, da poi quando mi sono dedicato agli studi, anche perché ho frequentato, ho fatto molte lezioni, eccetera, mi sono dovuto anche dedicare anche bene anche alla storia antica, anche alla storia di Trieste. E io sempre fatto un punto fermo su questa differenza che esisteva tra il Carso e la città, una differenza che ancora oggi si può dire, molto meno perché oggi i triestini sono nello Svizzera, però una volta, quando io frequentavo il Carso negli anni 40, alla fine degli anni 40, facevo grotta, ho cominciato la grotta nel 47-48, era andare un giro di una specie di deserto di sassi, che appunto il mio primo libro che ho dedicato ai ragazzi, l'ho chiamato L'orizzonte di pietra, perché vedevi solo che pietre, come se fosse un orizzonte di sassi. Ma la città era che pian piano si recuperava quella volta dopo la guerra, il Carso era ancora che tu vedevi queste case, queste casupole, questa miseria, diremo così. Poi il Carso lentamente si è rifatto, ma non dimentichiamo per esempio che Giuseppe II dice, hanno fatto adesso recentemente anche il piccolo, ha fatto i diari, diceva che il Carso era una,
era di una miseria proprio terribile. Il Carso aveva le case di Prosecco, di Prosecco, sì, avevano il tetto di paglia. Dopo che si sono incendiati, alla fine del Settecento è venuto l'ordine che dovevano essere fatte a coppi, e hanno cominciato a usare i coppi oppure le famose scaglie di pietra, no? Prima non erano costruzioni, quelle che vedete oggi, le case di pietra sembrano così antiche, in realtà sono più recenti, perché prima erano tutte di paglia, nessuno si preoccupava tanto, ecco, per dirvi com'era il Carso una volta. Comunque, torniamo al nostro argomento. Io ho cominciato a scavare nel 1954, è un bel po' di anni sono passati. Lo scavo l'ho fatto alla Grotta delle Gallerie e mi ha un po' messo fuori rotta, fuori perché il terreno iniziale era sconvolto, perché era una grotta dove andavo a scavare tutti, compreso il professor Admiri, il mio maestro, e anche poi l'amico che è andato a scavare a 14 anni, da Capodistria è andato con la bicicletta a scavare fino alla grotta, è venuto a Trieste per scavare le gallerie. Quindi era un po' razionato, però sono riuscito a trovare un lembo di terreno che era intatto, ma poco, da parte sotto, una roba di 2 metri quadrati, ed ho messo in luce alcuni strati ben precisi. Uno era fatto con vasi, tutti con le superfici graffiate, che era il famoso Bezenstrik, che già conoscevo come materiale, che si chiamava appunto il materiale Bezenstrik, cioè a strisce, fatto con rametti, con i rami così sulla pasta in moglie, addirittura all'interno, sul fondo, da tutte le parti, e sotto, con un terreno un po' diverso, perché era un periodo, un momento con un deposito quindi diverso, io ho capito solo che era qualcosa di diverso, c'erano dei vasi che non riuscivo a raccapezzarmi cosa fossero, intanto erano di color nero, parevano addirittura fatti di metallo, sottili, ed erano con la bocca quadrata, avevano le bocche quadrate e il corpo rigonfio, o anche quadrilobata con 4 lobi. Erano ceramiche, sia il Bezenstrik e poi questi bocca quadrata, che erano appartenenti a una cultura danubiana. Il centro viene da Baden. Il professor Ademigli è venuto a Trieste a scavare la grotta dell'Azzurra, che abbiamo cominciato, è venuto sui miei, abbiamo cominciato a fare i lavori insieme come soprintendenza nel 61, perché lui cercava proprio questo Bezenstrik e non l'ha trovato. E questa è stata la roba più strana. Il Bezenstrik, singoli pezzi, si trovava in tutte le grotte, ma singoli pezzi non si trovava un deposito vero e proprio come io l'avevo trovato alla grotta delle gallerie, e non nemmeno in vasi a bocca quadrata. Però sotto a questi due livelli c'era un livello di vasi più fini, molto belli, fatti a forma di tulipano, poggiati su un piede cavo che poteva essere anche alto, e io conoscevo questi materiali perché li avevo visti, ho avuto anche la fortuna di vederli di persona, tutti questi oggetti, e appartenevano al centro di Danilo è in Croazia, vicino a Zagabria. Sebenico. Beh, quindi questi materiali rappresentavano il Neolitico. Abbiamo trovato anche i vasi dipinti, cioè con superfici dipinte, perché in realtà venivano da era la prima cultura dei villaggi,
che poi ne parleremo, possiamo parlare tra di noi di villaggi agricoli, che non è così semplice come si pensa, perché nemmeno l'agricoltura, perché questo neolitico significa la venuta di genti che erano agricoltori, ma l'origine degli agricoltori è molto più antica, almeno 4.000 anni prima avviene nel Medio Oriente, ma anche quello è una cosa molto da discutere, e che la maggior parte della gente pensa, beh, la donna va, vede queste spie, comincia a raccogliere i grani, poi li pesta nel mortaio e fa il pane, e fa la farina, e con la farina si fa il pane. Non è nessuna novità, perché si facevano già nel Mesolitico già facevano farina dalle ghiande e facevano le pagnotte. È vero? Tu le hai, lui le ha anche mangiate fatte, però se non sapeva che doveva lasciarle a mollo le ghiande almeno un mese dentro dell'acqua perché perdessero tutto quello che dovevano scartare, no? Però facevano la farina di tifa, era ancora meglio quella di tifa, ecco, con questo Mesolitico, la gente se la cavava già allora. I forni, uno che è paleobotanico, specialista delle piante coltivate, giustamente rimproverava noi preistorici, ha detto nessuno andava a raccogliere i grani. I grani, il grano selvatico, è più meno digeribile dell'erba dei campi. È meglio mangiare l'erba piuttosto che mangiare. Non è che gli animali non ne mangiavano il grano. Per mangiare il grano probabilmente è venuto qualche incendio che ha incendiato e ha portato via la crosta dura del grano. Poi è stato possibile, con la levata la crosta dura, si sono accorti, probabilmente a seguito dell'incendio, qualcuno si è accorto pian piano che questi grani erano diventati più grandi. Per arrivare al grano sativa, cioè al grano che si mangiava, che si poteva mangiare, sono dovuti trascorrere centinaia e centinaia di anni di tentativi. E poi cosa ha fatto l'agricoltura? Cosa ha combinato? Ha combinato che si sono formati i primi templi nei villaggi e i contadini lavoravano e portavano i doni e dovevano portare il grano alla divinità, perché dipendevano dalla divinità, ma si è formata la casta sacerdotessa, sacerdotali, furbi che stavano lì, e pian piano il contadino cosa è diventato? Lo schiavo, quello che doveva coltivare solo la terra e consegnare il grano e basta, e si sono formate le varie caste. Noi, queste correnti che vengono su e che ci impiegano un bel po' di anni, non è che siano, che portino proprio questo tipo di culture come di culture mesopotamiche dove è sorta questa agricoltura, ma vengono molto lentamente, arrivano, e probabilmente potevano essere dei villaggi anche di pochi gruppi di piccoli di pastori di contadini che venivano e cercavano terre migliori. Comunque hanno distrutto tutti i boschi, hanno cominciato a distruggere tutti i boschi per avere terreni fertili. Quando sono arrivati da noi, è logico, infatti mi sono posto subito il problema, il neolitico come sopravvive qua sul Carso, che abbiamo solo che pietre? Non puoi, per soddisfare anche una comunità piccola, devi avere una certa estensione di terreno, se no non sopravvivi. Noi avevamo boschi, probabilmente si sono insediati i boschi, ma a un certo momento, adesso non vi farò storie di storia naturale sui periodi, eccetera, sui periodi, l'avvicendarsi di ciò che è avvenuto come climi, eccetera. L'importante è rilevare questo, che nemmeno nei periodi
protostorici avevamo la possibilità di fare coltivazioni, perché l'unica cosa che si è visto che andava bene per il nostro Carso era la viticoltura, le viti che si sono cominciate a coltivare già in periodo pre-romano, e poi i boschi, e poi le cave. Quella è stata la grande fortuna del Carso, ecco. Cioè le cave che potevi aprire. Ti interrompo un attimo così rifiati, Dante, un secondo, e così ti ricarichi di energie, per riguardo a questo tema che ha toccato adesso, per darvi qualche indicazione che abbiamo acquisito negli ultimi anni. Avete sentito questo discorso? Cosa dice fondamentalmente? Far arrivare il neolitico qui da noi era una cosa abbastanza complicata, perché il Carso è un territorio tutto di roccia, a parte la terra rossa nelle doline, e quindi lo sfruttamento agrario, soprattutto con i primi mezzi, perché parliamo delle prime comunità agricole, quindi non di quelle più avanzate. Questo è assolutamente un dato di fatto, però siccome questi agricoltori, questi primi agricoltori non erano degli sprovveduti, una cosa che si è notato proprio negli ultimi vent'anni è questa. Nell'Istria meridionale, se qualcuno di voi ha qualche conoscenza dell'Istria meridionale, nell'Istria meridionale hanno trovato, soprattutto negli ultimi 30-40 anni, diversi siti legati alla primissima fase del Neolitico, la cosiddetta ceramica impressa. E cosa si nota, si può notare oggi? Che questi primi agricoltori, per superare queste difficoltà che avete sentito, visto che l'uomo non è mai sciocco, è andato a cercare quelle situazioni per cui i suoli erano particolarmente lavorabili, che non sono le terre rosse, che sono un problema, richiedono un'agricoltura già evoluta, è complicato, sono faticosi, sono difficili. No, cosa hanno trovato? Pensate come l'uomo identifica quelle risorse naturali che sono adatte per il proprio modo di vivere. Hanno trovato la zona più importante dell'Istria ricoperta da plaghe, da lembi, di polveri trascinate dal vento. Cioè quella è la zona dell'Istria più ricca di lœss. I siti neolitici principali dell'Istria meridionale sono vicini a queste aree a lœss, a queste zone che si potevano utilizzare per l'agricoltura con maggiore, decisamente maggiore facilità rispetto alla zona del Carso. Cioè nell'Istria meridionale abbiamo proprio la maggior parte dei siti più antichi, perché l'uomo aveva già capito che quelle aree erano più facilmente coltivabili rispetto ad altre. Visto che tutta la costa dell'Adriatico orientale è rocciosa, bisognava trovare delle aree in cui si potesse abbastanza facilmente coltivare, proprio per questo problema che avete sentito. E l'uomo già quella volta si è accorto che questi sedimenti sabbiosi, limosi, molto morbidi, facilmente lavorabili, erano le aree ideali per le prime coltivazioni. Però a me il problema che mi aveva tormentato fin dall'inizio era: come mai alla Grotta delle Gallerie, che non c'era quella volta la ferrovia che aveva fatto, adesso era ciclabile sotto, che puoi penetrare nella valle, ma sotto a dei grandi pareti di roccia, dentro di una valle fatta rocciosa, ci fosse una comunità dentro in una grotta che è stata frequentata tantissimo, che lascia addirittura due depositi, cioè due, abbiamo perciò due abitazioni, chiamiamo due frequentazioni di due culture danubiane, e poi sotto di una cultura balcanica che è il neolitico, che sarà il neolitico poi diffuso su tutto il Carso. Non solo, questo neolitico, che adesso lo chiamano Vlaska, dal nome della grotta del Piede Rosso, in realtà l'ho trovato in tutte le grotte, l'Azzurra, la Caterina, ma da tante parti, all'Itreo, però sempre in quantità minima. Il Bezerstreek è il vaso a bocca quadrata da nessuna parte. Quindi è come se una corrente fosse arrivata e si fosse fermata solo su quella grotta, solo su quella zona, e poi se ne fosse andata via.
oppure non sarebbe più, non avrebbe più avuto un seguito. Quello che invece mi sono reso conto era che il Carso era un terreno adatto per l'allevamento del bestiame. E mi ha una cosa che mi ha insospettito molto negli scavi fatti susseguentemente in tutte le altre grotte, erano dei strani depositi fatti nelle argille o indifferente nel tipo di materiale che poi abbiamo studiato in dettaglio, erano fatti da un'alternanza di strati continui che passavano dal giallo al nero al bianco, quindi sembravano incendi, sembrava un po' di tutto. E già negli anni 50, ma dopo parecchi scavi che ho fatto, mi sono convinto che le grotte, soprattutto quelle più grandi, tipo appunto l'Azzurra, tipo l'Orso, tipo la Cotaiova, la Caterina, poi roba da matti, erano grotte adibite a stalla. E allora c'è anche questo problema. Non era che tu potevi prendere le pecore e le portavi al pascolo e andavi in pascolo, perché le pecore o le capre, a parte il fatto, faccio un inciso, le pecore di allora non avevano il vello, quindi non potevi, le tenevi solo per mangiare. Poi hanno imparato pian piano un po' la tecnica per fare almeno formaggio. Per i derivati del latte. Sì, sì, del latte. Facevano, ricavavano il latte. Ma sia pecore sia capre, però erano animali quasi sembradi. Dovevi tenerli dentro in grotta, chiusi. Dovevi fare dei recinti, dei muri in queste davanti alle grotte e dovevi portarci da mangiare, come succede da tante ancora per certe popolazioni pastorali. Cioè si taglia i rametti, i ramoscelli degli alberi, eccetera, il fogliame, e si porta là questo fogliame che mangiano. Quindi le grotte avevano depositi, notevoli depositi di ramaglie che pian piano marciva, che restava lì, framista anche alle deiezioni di questi animali, deiezioni che venivano trasformate nello stomaco degli animali, subivano delle trasformazioni, e quindi tu avevi dei materiali che sembravano organici, perché facevo le prove buttandoci dentro con l'acido cloridrico, tutto il materiale organico veniva sciolto, quindi vedevo che si scioglieva, e certo materiale non si scioglieva. Non si scioglieva perché non era materiale organico, era cioè il deposito dovuto all'apporto del terreno che si framischiava. Quindi era un po'. Sono venuto fuori, pensate, perché quando ho fatto gli scavi, soprattutto anche la grotta Azzurra, la Cotaiova, è venuto un amico dall'Università di Pisa con cui io collaboravo sempre, che era un sedimentologo. E anche lui è rimasto, si tormentava per questo problema. E quando, povero, sono andato a trovare che stava morendo, si chiamava Cesare Pitti. Cesare Pitti, lui mi ha detto: Dante, sono convinto che si tratta di materiale vegetale e animale che ha subito trasformazioni. È stato, anche lui si è convinto, anche grazie agli esami che aveva fatto, di questo materiale, no? Però io già a suo tempo avevo fatto per un documentario sulle grotte per conto della RAI, e avevo fatto fare un disegno di un gruppo di pecore che stanno uscendo dalla grotta Caterina con un pastore che le porta. Cioè non era pastore, era una diciamo gli allevatori, questa gente che sorvegliava questi animali. Ecco,
Io ho smesso di scavare nel 1992, quindi già da molti anni. Quindi ho frequentato altri lavori e ho, nelle grotte non ho più scavato. Però ho cominciato a riflettere. Ho detto, ma perché devo negare l'esistenza di villaggi agricoli? I villaggi agricoli possono esserci. Non è detto che noi non avevamo la possibilità come territorio di averli. Noi pensiamo solo al Carso e no, abbiamo tutta la piana di Trieste, il plateau che abbiamo adesso dove c'erano le saline, ma prima delle saline c'era il Tarreno, abbiamo quello di Zaure, abbiamo tutta la piana di Bagnoli e poi abbiamo anche degli altopiani tipo Monte d'Oro per esempio. E tutta la parte in Flisch, che ovviamente... Tutte le zone a Flisch dove si coltivava. Quindi c'erano i terreni per coltivare. È logico che sì, gli stessi sloveni di Opicina avevano i terreni sotto, loro chiamavano sotto il Bregus, cioè il Breg era la caduta, no? Che non, il Carso non veniva quasi mai nominato, sapete, in antico lo chiamavano Vena. E quindi venivano, pensate, i contadini di Opicina seminavano il grano e facevano le vie o le viti sulla collina di San Giusto, sulla collina di San Vito, venivano sotto, piacevano tutti i pendii che abbiamo noi, tutti quei falsi piani che abbiamo per esempio sotto Colonia, no? Per esempio, che sono spazi piuttosto ampi. Questi i contadini ancora agli inizi del Novecento, stiamo parlando agli inizi del Novecento. Ecco, quindi non è che parliamo, cioè c'era questa divisione, però sul Carso c'erano gli animali. Io mi sono dilettato a vedere anche tutta la storia dei documenti antichi, tutti quelli che parlavano sulla zona e ho scoperto per esempio che, non so, Opicina nel 700 aveva soltanto 300 abitanti, aveva 300 abitanti e aveva oltre un migliaio di animali su 300 abitanti. O per questioni di baruffe ho trovato una vedova di Prosecco che nel 400 aveva 120 pecore, cioè non era gente, proprio non erano morti di fame, diciamo che sono morti di fame nei secoli tra il 700 e l'800, quelli sono stati i periodi che si sono immiseriti a causa delle epidemie e a causa dei periodi di siccità che hanno bruciato il Carso. E quindi non c'era più acqua, il problema grosso era l'acqua. Prima c'era, ho trovato una protesta da parte di quelli di Catinara, per esempio, che protestavano al comune contro i villici di Basovizza alla fine del 300 perché avevano portato sui loro pascoli avevano portato giù 850 animali e c'erano pecore, capre, cavalli, muli, armenti vari e il comune di Trieste ha stretto il giro di posta il giorno dopo, gli ha risposto, ha detto il comune di Basovizza, cioè il villaggio di Basovizza fa parte del comune di Trieste, perciò hanno diritto di portare, siccome Catinare nel terreno comunali di Trieste possono portare gli animali finché vogliono, cioè portavano in giro questi animali. Ora, se nel 700 avevano 300 abitanti, all'inizio dell'800 avevano 300 abitanti, figurarsi nel 1300-1400 quanti abitanti avevano, erano quattro case soltanto, per dire, cioè allevavano degli animali,
la ricchezza del calcio era solo quella, però c'era questa possibilità, cioè i villaggi potevano stare benissimo e potevamo avere questo dualismo che è durato per secoli o da sempre tra il calcio, dove si potevano allevare animali, si potevano eventualmente piantare più avanti le viti, si poteva avere legname, si poteva avere il carbone, che era anche quello necessario per esempio per la città, mentre la città poteva benissimo avere delle nuclei di contadini. C'è questo dualismo, questo nella storia antica che io ho trovato, la nostra storia, questo duplice aspetto, e questo duplice aspetto è venuto fuori, per conto mio è venuto fuori nella preistoria. E questo spiega la maggior frequentazione dell'ambiente carsico e delle grotte da parte di quelli che sono gli allevatori, non diciamo pastori, ma allevatori, che venivano sul calcio perché portavano gli animali. Ora è logico che bastava portare un gruppo di 4 vacche e 20 pecore o capre per portarle e metterle in una grotta, e quando hai finito di mangiare tutta quella zona li porti in un'altra grotta e poi vai in un'altra e poi vai via e ci torni magari dopo 10 anni. E quindi è una frequentazione continua e sporadica che però lascia tante tracce. E quindi tutte le grotte dove vai tu trovi solo che questo materiale che aveva però qualcosa di, lasciava qualche traccia che potevi interpretare. Cioè, oltre a questi vasi grossi, rozzi, fatti per coltivare, per cuocere sul fuoco, che venivano bruciati, eccetera, tu trovavi anche delle ceramiche più fine, dipinte, incrostate, incise, con motivi molto incisi, belli, e portavano a due centri. Uno era il centro di Vucedol e uno quello di Lugana. Certi hanno messo anche dentro anche Sibrioni o San Canziano, no? Però più o meno si assomigliavano. Ed è venuto, quindi, sempre che venivano sempre dalla Croazia e dalla Slovenia. E questo ha fatto un po' un aspetto che è stato definito, certi hanno cercato di suddividere questo neolitico, queste cose qua. Mi ricordo che a un certo punto era Leben, che era dell'università e dell'accademia di Lugana, era venuto proprio giù a Trieste un giorno e mi ha detto: Dante, perché non chiamiamo questa cultura, si potremmo chiamarla una cultura alpina, orientale? Sarebbe, cioè, una cosa, non era sbagliata, no? Cioè una cultura diffusa su tutta la zona tra i Balcani e la zona un po' nostra della Slovenia e del Carso. Questa cultura, diciamo, di allevatori, chiamiamola di allevatori, perché non erano pastori ancora. Era solo questo aspetto strano e particolare. Ma ciò non toglie che quello che mi ha colpito è stato questo. Io ho scavato tante grotte, quindi sono stato un archeologo che ha studiato i materiali che trovava e di cui era sicuro della provenienza e di cui conosceva il deposito da dove uscivano. Quindi riuscivo anche a avere delle interpretazioni, riuscivo a ricavare qualche dato. Cioè, non sono stato uno studioso da tavolino, ma un studioso si parla, cioè io ero un ricercatore di preistoria sul campo, sempre attraverso il mio lavoro.
tutto sommato ho capito una cosa, ho capito che c'è stata questa agricoltura e poi che veniva da qualche parte, che era qua in zona, perché si è diffusa in tutte le grotte, è sempre presente, dove non lo so. Cioè so solo che facendo la trincea, la grande trincea nella piana di Zaule, sono apparsi sul fondo della trincea, che era fonda 4 metri, sono apparsi dei cocci molto rovinati, dilavati dal terreno perché erano stati portati dall'acqua, da dove venissero, non lo so, dalla zona comunque, eventualmente dalle colline di vicino, sotto Catinara, ecco, per dare un'idea, ecco. Ed erano cocci che non potevi dire proprio sicuramente da dove venissi, da cosa fossero, cosa rappresentassero, però erano cocci vecchi, questo sì, e quindi erano cocci di provenienza, direi, neolitica, possibile. Per quanto io ho trovato, scavando, i resti di una villa romana in vicolo dell'ospitale a Trieste, un vaso che ho trovato in carso, intero, piccolo, l'avrei preso per un vaso preistorico, netto. Era stato fatto completamente a mano ed era fatto tutto di ceramica, di argilla del posto. Quindi trovato in deposito in epoca romana, tanto per dare un'idea, perché venivano fuori ogni tanto queste sorprese anche. Questa è stata la mia convinzione, perché il carso qualcosa ha dato, perché pensate che in epoca romana era un territorio ricco, tant'è vero che abitavano due tribù, i Carni e i Catali, che erano diventati tributari della colonia di Trieste. Quando è stata fatta la colonia, che era fatta con dei cittadini romani, no? Che venivano soprattutto dall'Umbria e dalla Toscana, erano legionari, loro il Senato aveva assegnato loro queste due tribù come tributari, cioè dovevano pagare il censo in quanto stavano sul territorio di Trieste. Una tribù, i Carni, stavano sul Carso e i Catani stavano un po' verso Oriente, a cominciare, non so, certi dicono fino a sotto il Monte Nevoso, ma non proprio il Monte Nevoso, perché il Monte Nevoso c'era nei Liburni. Ecco, e dovevano pagare un censo e si sono fatti i soldi perché sapevano che sotto nell'epoca nel secondo secolo dopo Cristo, a metà del secondo secolo, a Fabio Severo hanno costruito una statua dorata addirittura in bronzo, che è sparita, ma una grande lapide, che è la più grande iscrizione dedicatoria in lingua in latino che finora ritrovata, perché è riuscito a convincere l'imperatore a concedere ai Carni e ai Catali, i maggiorenti, di entrare a far parte della colonia di Trieste a patto di assumere la carica di questore. La carica di questore comportava di riparare tutte le strade, di pagare le feste e di pagare i giochi, tutte a spese proprie, perché sotto i romani i vari decurioni, quelli che formavano il consiglio della città, dovevano pagare. Non è che erano pagati come adesso, bisognerebbe farlo anche adesso, si potrebbe fare, sarebbe una bella cosa. Ecco, dovevano pagare. Approfitto di questo per farti riposare due minuti, sì. per non entrare troppo nella storia romana. Sì. No, per aggiungere brevemente due cose. Avete sentito grosso modo lo sviluppo della ricerca di quegli anni. Bene, oggi potrebbe essere interessante, oggi che stiamo parlando, siamo nel 2023, ovviamente. Allora,
ci vorrebbero altre 5 conferenze per andare a fondo sugli argomenti che adesso rapidissimamente vi farò presente. Cioè, per farvi capire dove l'archeologia è oggi. Allora, rispetto agli anni in cui le ricerche, le varie rivoluzioni che sono state fatte, quali sono? Una l'ha vissuta in prima persona Dante stesso. La prima rivoluzione è stata la rivoluzione stratigrafica, cioè scavare secondo il principio della ricerca stratigrafica e ottenere, e le avete sentito dalle parole di Dante, delle sequenze relative. In quegli anni si guardavano le ceramiche, l'industria litica, si otteneva una successione relativa e i termini che troverete usati in quegli anni rappresentano tutta una periodizzazione: neolitico antico, neolitico medio, neolitico tardo o recente e neolitico antico. Ma ovviamente questa successione in quegli anni, visto che non era ancora diffuso il C14, non aveva delle date assolute. Questo è importante. Quindi questi periodi che Dante ha appena descritto, oggi noi li collochiamo bene nel tempo. Prima vi ho detto che da noi il Neolitico, in realtà da noi in Istria, inizia intorno al 6000 a.C. Va bene? Che sia 5009 o 6020 non cambia nulla. Ma adesso lo sappiamo. In quegli anni non lo sapevamo. Il Neolitico finisce da noi intorno al 3800 a.C., dura 2000 anni. Qual è una delle difficoltà nell'archeologia quando si fa riferimento a questa terminologia? Vi faccio un esempio concreto. Il Neolitico è partito, lo sappiamo ormai con certezza, dalla Mezzaluna Fertile, dall'Anatolia, dalla Turchia, e quindi da sud-est è andato fondamentalmente verso nord-ovest e ha interessato tutta l'Europa. Però qualcuno di voi potrebbe pensare che l'ha fatto in un secolo, in due secoli, in tre secoli. Questo processo di arrivo delle nuove popolazioni che portano questa rivoluzione nel modo di vivere durerà, e questa è una cosa che, se memorizzate questo dato, vi fa capire secondo me molte cose, durerà 2000 anni, dal 6000 al 4000 avanti Cristo. Pensate che gli inglesi, che sono noti per essere una potenza mondiale, diciamo anche si vantano, il Neolitico degli inglesi, della Gran Bretagna, è arrivato nel 4000 avanti Cristo. Cioè, da noi è arrivato intorno al 6000 avanti Cristo, in Inghilterra è arrivato intorno al 4000 avanti Cristo. Allora, capite che divario di tempo. Questo significa che se oggi non inseriamo le datazioni assolute, rischiamo, e vi faccio un esempio pratico, per molti anni in Italia si è parlato, usando un aggettivo, di primo neolitico. Il primo neolitico. Bene, il primo neolitico da noi risale al 6000 a.C. Il primo neolitico dell'Inghilterra risale al 4000 a.C. Se io uso solo questi aggettivi, un altro mi può pensare che il primo neolitico da noi è lo stesso, mentre lì ci sono ancora i mesolitici e lo saranno per 2000 anni. Quindi questa è la rivoluzione legata alle conoscenze basate sul C14, sulle datazioni assolute, che ovviamente ormai ha creato un quadro di conoscenze e fa sì che giustamente gli archeologi facciano ormai maggior riferimento alle date piuttosto che a queste terminologie. Neolitico medio, qual è il neolitico medio dell'Olanda? È lo stesso del neolitico medio della Pianura Padana? Assolutamente no. Quindi la mente vede i due termini uguali e pensa che siano lo stesso periodo, e questo è un errore gravissimo. Chiudo. L'ultima frontiera, che così attualizziamo tutte le cose interessanti che ci ha detto Dante. L'ultima frontiera, la genetica, la paleogenetica. Nel 2004, non sono passati 20 anni, viene per la prima volta ricostruito l'intera sequenza del genoma umano. Nel 2004. Una cosa che mi viene da dire, l'ho detta oggi,
a me lasciato senza parole, ve la lascio così. Chi ormai studia la genetica, e sono dei genetisti, io non sono certamente un genetista, ormai conosciamo benissimo tutta la sequenza di DNA di varie specie. Pensate, oggi tornerete a casa con questa notizia, e quando io l'ho saputa, io sono rimasto senza parole. Allora, tra noi e un cane, sappiate che a livello di genoma, secondo voi che differenza c'è? Quanta differenza c'è tra il nostro genoma e il genoma di un cane? Circa? Perché non ho detto babbuino, sarebbe facile, no? Se dico babbuino, scimpanzé. Allora, tra noi e un cane è il 94%. Abbiamo il 94% del genoma che è uguale a quello del cane. E già questo, ho detto, beh, però è interessante, io amo i cani, 94%. Ma quello che è sconvolgente, e che spero che vi portiate a casa oggi, è tra noi e una banana. Tra noi e una banana. L'avete mai guardata la banana? Adesso quando andate a casa a guardare una banana, guardatela con molto rispetto. Ma con molto rispetto. Perché il genoma della banana, rispetto a noi, è la banana, eh? Quant'è? Eh? 60%. La banana condivide il 60% del nostro genoma. E con questa, che quando io l'ho sentita stavo per svenire, vi lascio andare a casa. Però voglio dire una cosa. Allora, gli studi di genetica, grazie a questi studi che ormai sono in corso, soprattutto negli ultimi 15 anni, cosa ci fanno riconoscere? Grazie ai genetisti. Ci fanno riconoscere gli arrivi di popolazioni diverse, che significa mescolamento di DNA. Allora, molte di quelle cose che erano grandi dubbi, in una fase in cui l'archeologia era tutta autoctona. Sapete perché era tutta autoctona? Perché noi abbiamo un grande piacere, che i genetisti oggi seri vi guarderanno e vi diranno: dimenticate, figlioli. Noi vogliamo dire al mondo che noi siamo nati qua e siamo qua da sempre. Noi siamo qua da tempo immemorabile. Tutte le popolazioni sono qua da tempo immemorabile. E invece qual è la grande realtà, che era ovvia? La grande realtà è che noi abbiamo avuto tantissime migrazioni, alcune più importanti di altre. Questa del 6000 avanti è una molto importante, questa che fa arrivare gli agricoltori neolitici, durerà prevalentemente nella fase principale 500 anni e porterà gli agricoltori neolitici, e nel nostro DNA di europei arriverà il DNA della Turchia. Allora, prima eravamo fondamentalmente africani, non so se vi fa piacere o meno, ma è così. Dopo diventiamo un poco turchi, non so se la cosa vi migliora, ma se proprio non siete contenti, a dargli l'ultima botte, che in realtà ci sono tante migrazioni, lui parlava di certe ceramiche prima particolari, ha detto dal neolitico parleremo anche dell'eneolitico. Il neolitico sono questi due millenni che racchiudono la problematica delle migrazioni degli indoeuropei. E allora, se non siete contenti di essere, che siamo africani, se non siete contenti che siamo turchi, mamma li turchi, naturalmente noi turchi attuali ci siamo capiti, e se non vi basta questo, ci aggiungiamo una spruzzatina, giusto per essere in argomento con le cronache attuali, di ucraino-russi. Vi va bene? Queste cose che adesso sentiamo, no? La guerra, adesso conosciamo l'Ucraina, conosciamo la Russia meridionale, conosciamo certe problematiche. Bene, da là partono fondamentalmente le grandi migrazioni, sia a nord sia a sud, è una storia un po' complicata, ma solo ve la accendo, e fanno partire queste popolazioni delle steppe pontiche, e questo sappiamo ormai che questo avviene nel terzo millennio avanti Cristo. Quindi la storia del Carso
del popolamento del Carso, come la storia del popolamento di tutta Europa, è una storia di migrazioni successive, che ormai il DNA, grazie al fatto che possediamo la sequenza completa, cosa sta succedendo? Che negli ultimi 10-15 anni all'inizio avevamo i dati di 4 scheletri, di 15 campioni di ossa umane, adesso incominciamo a avere centinaia di dati. L'Inghilterra, tornando all'Inghilterra, ormai i genetisti inglesi lo hanno accertato da scienziati seri, quando arrivano i neolitici arrivano al continente e portano un genoma diverso da quelli mesolitici, che erano più scuri, erano di pelle rossa. Ma cosa succede? Avete presente Stonehenge? Stonehenge, intorno al 2004-2005, nel momento clou, quasi clou, immediatamente dopo dell'ultima realizzazione di Stonehenge, arriva un altro genoma. Cioè arriva un... Si vede che c'è una comparsa drastica, e tenete presente che la Gran Bretagna è un'isola. E siamo nel cosiddetto periodo del campaniforme. Cioè l'Inghilterra sperimenta almeno due momenti in cui arrivano gruppi di persone completamente diverse, profondamente diverse, sono sempre sapiens ovviamente, dal continente. Perché vi ho raccontato questo? Perché avete sentito i racconti di Dante, dovete tenere presente che oggi molto di questo materiale che giace o riposa o dorme nei musei, che a quell'epoca non poteva essere analizzato, oggi può venire analizzato, ovviamente con i dati di allora. Però questa è la nuova frontiera. Sì. Hai riposato? Sì. D'altro canto, guarda, a proposito di genoma, oggi ho visto nel telegiornale, hanno mostrato, parlando di Mogadiscio, hanno mostrato la comunità eritrea che sta a Roma, e hanno mostrato sui tavolini, e ho detto a mia moglie: guarda un momento, questi qua, a me pare di essere a Porto Palio, il paese di mio papà, in Sicilia, erano poco simili, c'è poca differenza. Infatti mi è venuto in testa, quando hanno fatto uno dei più grandi riunioni di genetica, hanno fatto a Città del Capo, questo una decina di anni fa, hanno per presiedere questa seduta di internazionale di genetisti, di biologi, eccetera, c'era l'arcivescovo di Città del Capo, che era un negro, e sapete come ha esordito? Bentornati a casa, figlioli, erano tutti bianchi. E lui gli ha detto: bentornati a casa, cioè veniamo da là, noi siamo dei negri smarriti. Tutti questi anni di scavi che hai fatto nelle grotte del Carso, qual è il momento in cui tu hai vissuto l'emozione più intensa, più forte? L'emozione. Dove eri e a cosa era legato? Ero alla grotta del Dio Mitra. Sapevo. Ero la grotta del Dio Mitra. Gli operai se ne erano andati perché aveva cominciato a piovere. Allora, prima che venisse la pioggia, erano andati via. Ma io stavo aspettando che doveva venire D'Ambrosi, il geologo. Carlo D'Ambrosi, un caro amico. E io la dovevo aspettare. Mi sono seduto sul margine della grotta per non prendere la pioggia, e dentro vedevo la lapide, che avevano fatto i lavori per mettere dentro la coppia della lapide, i banconi, e mi sono immaginato questi fedeli che stavano lì, credevano in questo Dio, il Dio Mitra, era un Dio che assomigliava a Gesù Cristo, solo era nato da una grotta, aveva compiuto il sacrificio, aveva dovuto uccidere il toro, perché dal sangue del toro erano nati gli uomini, la vegetazione, gli animali,
tutto quello che è la natura. E io lì ho inteso, per la prima volta, ho inteso proprio una presenza divina, qualcosa di divino, di inspiegabile, qualcosa che mi ha... non era solo... io ho pensato addirittura a tutte le divinità che potevano essere in Carso, ed è stato lì che ho avuto l'idea poi di scrivere quel libro di miti carsici. Cioè, c'erano delle offerte, c'erano certe grotte dove trovi delle cose che non dovrebbero stare, anche morti, oppure dei vasi offerti, messi là, sul fondo delle grotte, di pozzi. Che cosa fanno? Perché li hanno portati di questi vasi? Perché li hanno deposti? Perché buttavano dentro tante monete, dentro nelle grotte? C'erano le offerte, cioè c'era una presenza occulta. Io confesso apertamente, io non sono un credente, cioè certi potrebbero definirsi atei, non sono ateo perché l'ateo vuol dire che non crede a niente, io invece credo, ma credo in una presenza della natura, di qualcosa che c'è, io l'ho sempre sentito e le grotte mi hanno ispirato questo. Questa è stata la cosa più emozionante che ho provato. Ecco. Vediamo se qualcuno ha qualche curiosità o domanda. Io comunque devo ringraziarvi perché sono venuto pensando di dover sostenere un po' di stress e non pensavo di vedere tante facce amiche, tante persone che ancora si ricordavano di me, perché sapete, ero 93 anni. Ormai chi si ricorda più di me? Una volta avevo telefonato, richieste continue, mi chiedevano per la scuola, la RAI, conferenze, quello e quell'altro, e poi all'improvviso pian piano perdi tutto. Non solo, a un certo momento ti trovi solo. Come no, non sono solo perché ho tre figli, tre nipoti e quattro pronipoti. E ha una grandissima moglie che è qui presente. Sì. E poi i miei amici. Grazie. Però avete sentito queste ultime parole? Cosa ha detto Dante? Mi sono sentito un po'... lui è una persona elegante, non l'ha detto messo da parte, no? Voleva dire un po' questo significato, no? Sì. Bene, se io sono orgoglioso di una cosa, e lo dico davanti a tutti, e di essere diventato presidente di questa società, di cui mi onoro, e di aver voluto come primissimo gesto riportare Dante qui tra noi. Questo è e resterà, perché per 20 anni questo non è stato fatto. E io sono grato a Dante di essere qua oggi con noi a scrivere questa pagina di storia dell'archeologia locale. Grazie a tutti e mi spero di vedervi tra qualche anno di nuovo.